Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Shrek 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la fata madrina. Oggi invece l'evasione. Fratelli Porchetta, tre topini ciechi, uccelli in gabbia, 12 fagioli, ragnetti piccini picciò, scuotere la prigione e scalinata del fato. A parte i 12 fagioli, tutto il resto mi sa tanto di missioni che si vanno direttamente da sole. Iniziamo! Nessuno conosceva l'effetto della pozione. Dopo che Ciuchino l'ebbe assaggiata, Shrek se la scolò sperando che contenesse il lieto fine per lui e Fiona. Dapprima non accadde nulla. Poi, però, si trasformò in un uomo bellissimo. Nel corso di una notte piovosa accadde qualcosa di inatteso. Shrek e Ciuchino subirono una radicale trasformazione. Shrek era bello come un principe e Ciuchino il suo nobile destriero. Tutto pareva andar bene e il gruppo ringraziò e salutò Cappuccetto Rosso. Ma dai, ma povera! Ma dopo che Shrek ebbe bevuto la pozione, la fata madrina capì che suo figlio, il principe azzurro, aveva un pericoloso rivale in amore. Giustamente. Così fece in modo che Shrek venisse rinchiuso nel sotterraneo più profondo di una remota prigione, da cui era impossibile fuggire. Ovvio, come no? Ma la fata madrina non poteva immaginare che gli amici di Shrek avrebbero saputo del suo arresto grazie a qualcuno preoccupato e assai benevolo. Oh. Così fu ideata una fuga che avrebbe sicuramente messo a dura prova Cappuccetto. L'abilità della compagnia. Cioè, Cappuccetto è il game changer totale di questo gioco. Sentite! I topini si infileranno. Ah no, forse era la fata. E prenderanno le chiavi per liberare i ragazzi. Ma se sono ciechi. Va bene. Ma non dimentichiamoci, fratelli Porchetta. Ci servirà il loro aiuto. E sono scomparsi tutti. Dio mio. È un mitra sta cosa. Non so cosa faccia il triangolo, ma vabbè, dai, è la squadra migliore di tutte questa. Aumentiamo un po' la visuale, metti caso che... Guarda, io non so il perché della fatina. Ah, aspetta, giustamente. La fata non può premere i bottoni perché non tocca per terra. Ok, i bottoni rimangono schiacciati, giustamente. La fata è bellissima, cioè è stupendo. Scusami, eh. Ok, posso almeno colpire gli oggetti però, dai. Biscotto? Biscotto. Ok, un cavolo, rimani fermo lì. Ok. No, aspetta, voglio riprovare perché mi sa che in realtà no, invece proprio non ci tocca. Perfetto, vabbè, guarda che non è una cosa da poco, per un gioco della PS2. Aspetta, dov'è il bersaglio? Scusami. Ecco fatto, non riuscivo a prenderlo. Guarda che è una cosa pensatissima per un gioco della PS2 questo. Grazie. Non vedo l'ora di trovare qualche nemico con cui provare la fatina. Vai biscotto. No, e dai. Dovete rimanervene fermi, forza. Ti ho sentito, hai parlato in inglese, Cappuccetto. Hai detto come facile come una torta di mele. Scusami. Vai tu allora, fata. Cioè, se spostavo il lupo non mi faceva entrare. Va bene. Quella cos'è, una bomba? Ho visto un altro fagiolo là. Aspetta. Ah no, forse quella è una palla. Ma perché fai rumori ogni volta che salta? Vuoi spaventare me con le cattive? Certo. Dio mio, però Barney che parla con la voce da lupo, cioè che parla travestito da lupo, anche no, dai. Di là invece che cosa abbiamo? Solo delle monetine? Sì, solo monete, va bene. Allora, con calma. Ah, però, guarda il barbatrucco. Guarda il barbatrucco. Oh no. La gabbia si muove tutta. Se usiamo la fatina, perlomeno rimane stabile. La fatina, secondo me, è potente. Ah no, e invece li può spostare gli oggetti. Perfetto, guarda, sto zitto. Stavo per dire, la fatina è potente, ma non può spostare gli oggetti perché è troppo piccola. E invece, perlomeno non muove le prigioni. Però è caduta di sotto perché è troppo leggera. Spostiamo sta palla di ferro più in qua. Prendiamo tutti i soldi che ci sono.
Ecco, la Madonna. Addirittura. Insisti. Dio santo. Secondo me però la fatina la usiamo solo in questa partita, ma per tutto il resto è tipo... è la cosa più potente che c'è. La posso portare sta palla? Secondo me non dovrei, ma ti giuro che me la porto a forza. No, invece dovevo proprio portarla. Però aspetta, scusami, curiosità. Ok, se avessi usato il lupo funzionava subito. Vai fatina, che secondo me qua c'è un altro fagiolo. Non lo so, ma c'è una mela. Ok, almeno la mela la prendiamo con calma. Non cadere di sotto. Che questo gioco è bello, ma c'ha un grande problema: i salti. Spostiamo di nuovo la palletta. Qui lì c'è un fagiolo. Lupo? Lupo, ti devi levare da lì, per favore. Ecco fatto. No, da questo lato, da questo lato. Perfetto, anche questo è stato preso. Fermate la palletta. Vai lupo, tira la leva. Ecco fatto. Come piace a me, bello, pulito e semplice. Levati cappuccetto, ti devi levare biscotto, che sennò non passiamo. Non vi mettete davanti alle palle, letteralmente. Allora, per raggiungere quell'uovo c'è una pedana e quindi di conseguenza anche qua sotto. Però, come abbiamo già detto, la fata non si appoggia. Quindi... ok, con la dovuta calma arriviamo qui. Perfetto. Ci buttiamo. Non so dove sono. Help. Ok, con calma. Non vedevo dove era la pedana. Ci buttiamo lì. Aspettiamo che il faro passi. Passa, passa, passa. Sbrigati. Ehi, sono innocente. Fatemi uscire. Ah, fermi. Vai, cappucce. Ottimo, ehi, perfetto. Sono innocente! Fatemi uscire! Che è successo? Scusami? Che è successo? Ehi, sono innocente! Fatemi Sei uscire! Sei libero! Ti ho aperto... ti ho aperto! Ecco fatto. Secondo me, la butto lì, tu non dovresti entrare qui, ma all'interno delle prigioni c'è tipo uno spazio vuoto. C'è uno spazio vuoto che ti fa cadere di sotto. Dove... dove l'ha lanciato? Scusami. Vabbè, io intanto... oh, povero me, nessuno che mi aiuti. Ti ho appena liberato. Vai fatina, pensaci tu. Voglio scoprire cosa fa. Ah, aspetta. Ah, ok, pensavo che la fatina facesse... ah, ti fa levitare. Ah, beh, certo, è Trilli praticamente. Pensavo che la fatina facesse un doppio salto, invece è stato solo un caso. Ah, non so... ho capito. Non era una pedana... cioè, non era una pedana per saltare. Era solo una pedana per muoversi. Oh, povero me, povero me. Nessuno che mi aiuti. Ah, ma i carcerati li devo aiutare veramente. È una missione. Vieni qua, biscotto. No, cappuccetto, però, porca troia. Ecco fatto, ora sbrighiamoci prima che le scale ritornino sopra. Ehi, sono innocente! Sì, fatemi sì, ora uscire. Ti libero, tieni. Ah, non dovevo allertarlo? Vabbè, sti cazzi. Vai, fatina.
Basta tenere premuto triangolo quadrato per tutto lei qui. Veramente, cioè. Sei forte. La fatina è troppo potente. Come sono cattivo. Come sono cattivo. Arrivano altri? Secondo me no. Perfetto, io intanto mi rubo tutti i soldi. Ecco qua un altro prigioniero libero. Lì c'è un porcellillo. Allora, calmi tutti, perché qui ho visto... No, salta, maledizione. Ah, guarda qui. Allora, vieni tu. Ecco fatto, arriva il sasso. Magari potevo uccidere i nemici col sasso. Chi lo sa? Secondo me... Fata? Che cavolo, dai, non vi bloccate nel bel mezzo del nulla, per favore. Allora, come libero porcellino? Secondo me con il masso. Sì, mi serve proprio il masso, mi sa. Allora, andiamolo a prendere. Da questo lato. C'è qualcosa di nascosto qua dentro? Ovviamente. Vai, sasso! Libera il maialino. Vai, spingi. Però prima, aspetta un attimo. Fammi andare a vedere cosa c'è qua sopra. Dai però, non vi dovete bloccare nel bel mezzo del nulla, ragazzi. Vabbè dai, spingiamo sto sassone, visto che... Ah, aspetta. Ma che figo. C'ha un cool homing la fata. Vabbè, ragazzi, muovetevi da questo lato che... Se no... Dai, ma santo cielo. Qua, dovete andare tutti qua. Non possiamo spostarlo sto sasso. Ma lo volete capire? Dove è andato ora? Dove sta andando sto sasso? Santo cielo. Quasi quasi mi butto di sotto e lo rifaccio sto livello. Guarda dove sta andando. Dove stava andando il sasso? Allora, facciamo una cosa più intelligente. Prima di aprire il sasso... Prima di aprire il sasso... Saliamo su sta scala. Dai, ma perché la vostra intelligenza artificiale è così stupida? Ebbene, perché la vostra intelligenza artificiale è stupida? Oh, grazie a tutti! Salverete anche i miei fratelli, ya? Ya, ya. Danke. Allora, punto di controllo. Perlomeno, almeno quello l'abbiamo ottenuto. Calmo. Ah, non posso ucciderlo prima? Cioè, se mi vede è finita e basta. Aspetta. Ne arrivano altri. Perfetto, allora io spammo il triangolo qui. Mi hai fatto male. Lo immaginavo, era proprio quello il mio obiettivo. Ok, non posso prendere i soldi, ma perlomeno li uccidiamo tutti con un colpo, così facciamo subito. Vai, fatina, che ora tocca a te, calmi. Calma. Vediamo cosa c'è qua sopra. Ci sono una pozione che vabbè prendiamo per amor di Dio. Non si sa mai. Ci sono altri ragnozzi là. Usiamo biscottino. E così piano piano... letteralmente piano piano riportiamo su sta scala. Topo di guai, aiuto! Ok, sei libero ora. Però non ho trovato altri prigionieri. Ho visto però dove si trova. Dove si trova, stavo dicendo. Stai facendo perdere la pazienza. Un fagiolo, se riesco a girare la telecamera, grazie. Però c'è ancora quel sasso da portare. Questo vuol dire che il sasso ci serve a qualcosa. Non riesco a raggiungere la somma, perfetto. Allora, con calma. Ecco fatto, tiriamo anche la leva. A qualcosa deve servire quel masso se lo potevamo spostare. Mi sembra strano che stiamo avanzando così tanto e poi il masso non serviva. Anche se effettivamente non c'è una strada per cui il masso possa servire ora. Ah, guarda, c'è un fagiolo nascosto qui però.
Pensa un po' che stronzi. Quanti fagioli nascosti che c'erano. Vieni lupo. Schiacciamo di nuovo il bottone, che non si sa mai. Metti caso che mi serve, almeno ce lo portiamo dietro. Ok, il masso è passato attraverso la cella. Vediamo se serve a qualcosa portarcelo dietro. Anche se ne dubito fortemente. Esatto, non è servito a un cazzo di nulla. Credo, spero almeno. Vabbè, proseguiamo di qua allora. Ci sono un bel po' di ragni da far fuori. Mamma mia. Ma a parte che i soldati collaborano con i ragni, cioè nel senso, ci sono sti spawner di ragni e voi soldati non fate nulla. Io posso. Allora, di qua dove arrivo? Calmi tutti, allora. Vai tu, lupo. Senza cadere, per favore. Tira la leva. Ah, la scala magica di Harry Potter, certo. Non ci arrivo. Però ho fatto punto di controllo, vero? Se fosse un Kraven. Non ci arrivavo, non riuscivo. Ha fatto punto di controllo. Perfetto. Andiamo da questo lato. Sì, 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 ora sei libero. Nessuno che mi aiuti. Ah, ecco come facciamo a evitare la guardia. Semplice. E come faccio a passare di qua, però? Ah, forse basta saltare, aspetta. E lì c'è un fagiolo. Come faccio a passare? Sul serio? Non vedo. C'è lì la pozione, c'è probabilmente giù anche la pedana, ma non vedo. Come li hanno pensati sti livelli su due piani? Cioè, va bene tutto, ma nessuno che mi aiuti. Come cavolo dovrei fare a sapere dov'è la leva o dov'è la pedana se non la vedo? E poi c'è solo la pozione lì, cioè non è che... Come passo? Forse il lupo? Forse il lupo perché il suo soffio può rompere anche le case, certo. Certo, come no. Colpiscimi ancora e vedi che succede. Allora, con calma. Io vado da questo lato. Allora, vieni fatina. Ecco fatto. Tutto risolto. La regina dei ragni è stata distrutta e io ho ottenuto un altro fagiolo. Madonna. La fatina certo smitraglia come la miseria. E ora possiamo proseguire. Allora, vieni cappuccetto che qua è sicuro che tocca a te, perché dobbiamo semplicemente beccare quello lì. Facile. Cioè, è stata la cosa più semplice finora. Spostiamo il masso sui binari, che non si sa mai. Anche se l'abbiamo colpito un po' troppo forte. Un po' troppo. Caduto di sotto. Vabbè, io provo a buttarmi di sotto a questo punto. Magari respawna. Allora, con calma e delicatezza, per favore, spostiamo sto cavolo di macigno gigante, sta palla di ferro, da questo lato. E ok. No, palla, devi startene qui. Devi stare sul binario, perché sennò cadi di sotto. Non è che ti mettono un muro invisibile che ti permette di non farla cadere. No, 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 no. Che tra l'altro ho appena capito a cosa serve quel macigno. Servirà probabilmente a rompere la porta. Lo carichiamo sulla salita, lo facciamo scendere e lui romperà la porta. Dai, proviamo a spingere sto masso. No, da questo lato, per favore. Rimanga sulla carreggiata. Vediamo. Sai che la mia idea potrebbe essere una cazzata? Vabbè, in sostanza non servono a nulla i sassoni, va bene. Ora che lo so, non li useremo più. Ecco fatto, basta ragnetti, perfetto. Proseguiamo. E cosa abbiamo qui? Serviva veramente portarlo il masso. E allora perché ti mettono sto percorso inutile che poi alla fine non usi? Non lo usi. Perché va dove vuole il masso. Non t'azzardare a cadere, eh.
D'azzardare che io non mi voglio buttare di nuovo di sotto per te. Allora dai che ci... Non t'azzardare minimamente a cadere. Mamma mia, ti ammazzo. Ti spacco. Ok. Dovremmo esserci. Scusami. Oh no, c'è un orco. C'è un troll. C'è un troll là sopra. Questo vuol dire che gli dovrò lanciare le bombe. No, ti prego. Il troll, no. Vai, sasso, torna giù, sei libero. Il maiale intanto è ancora lì. La mia idea in realtà non era sbagliata. Il punto è che era la sua esecuzione, lo sbaglio. Va bene, andiamo ad ammazzare il troll. Santa pasta frolla! Scusami. Cioè, se scendo lui si disattiva? Sul serio? Aspettiamo. Benissimo. Aspettiamo allora. Da tutt'altra parte però, Aspettiamo. Vabbè, però dovete colpirla sta cavolo di bomba, ragazzi. Va bene tutto. Qua era giusto Shrek che perlomeno spara dritto. L'ho colpito? Sono volato anche di sotto. Benissimo. No, devo ri... Dai, scusami, ma c'era un cazzo di punto di controllo lì. Però le scale sono rimaste. E vai. Vabbè, andiamo ad uccidere sto troll. Forza. E uno è andato. Oh, calmo. Calmo che il lupo mi serve. Chiamatemi Cappuccetto Rotto. E chiamatemi Cappuccetto Rotto. Niente, devo farlo. Devo lanciarglielo due volte come abbiamo fatto con Shrek. E l'abbiamo colpito. Seguimi. Tac. Ta ta ta. Secondo colpo. E ora scappa di nuovo. Perfetto. Forza. Lanciami di nuovo sta bomba. Ed è andato. Ottimo. E il troll crepato. Gli è venuto un infarto. Cosa abbiamo da questo lato? Un punto di controllo. E c'è qualcuno un topino. Può aiutare, grazie. Topolino cieco. Ah, guardalo qui. Lì c'è probabilmente la leva per salvare il maialino. Però dai, devo davvero rifar salire di nuovo il masso fino a qua e poi ributtarlo di sotto. Ok, vai, rotola. Ottimo. E finalmente possiamo liberare anche il secondo porcellino. Dove è andato il porcellino, scusami? Che è successo al maiale? Il venditore! Benvenuti allo spazio. Sì, Magico Larry, che cos'hai? Regenerazione, attacco. Perfetto. Prendiamo anche punti ferita. E non abbiamo abbastanza monete. Mi va bene così perché l'altra volta non abbiamo preso i punti ferita. Ok, siamo a 1900. Quindi non ci mancano neanche tanti soldi. Brava Fatina. Ce ne mancano giusti, eh. Forse ti dirò. Potremmo anche riuscire a farlo direttamente qua in missione. Non farti fregare dal vestito. Non farti fregare dal vestito. È molto probabile che riusciamo a farlo anche direttamente ora. Ah no, c'era un muro segreto. Ah,
c'erano due modi per passare il livello. Vuoi vedere? Cioè, era facilissimo, ma... Wow. Allora, calmo. Che i salti in questo gioco fanno cagare. Ecco qua l'ultimo fagiolo. Cioè, l'ultimo. Il fagiolo di sta zona. Qua non c'è nulla. Lì ci sono due guardie. Non mi sembra ci siano prigionieri da salvare. Quindi scendiamo di sotto. Forza, venite. Giusto perché non voglio combattere contro sta gente. Allora, aspetta un attimo. Aspetta, allora. Vai tu, lupo. Vai su quello più lontano. Vieni, cappuccetto. Colpita, perfetto. Giusto, giusto in tempo. Allora, lì però vedo delle pedane. Proviamo, con la paura che... Salta però, salta, maledizioni, oh, a te. Allora, ascolta, a sto punto potrei farmi anche vedere dalle guardie. Così chiamano i rinforzi e io posso combattere. Dovevo frequentare e con i loro soldi mi compro l'ultimo potenziamento. Guarda che i soldi sono abbastanza, Però me li devo prendere prima che scompaiano. Sia mai, Sia mai che scompaiono i soldi e mi sono fatto prendere per nulla. Ecco fatto, siamo già a 2000 monete. Ce ne mancano solo altre 100 che si duplicano e diventano 200. Vai, cappuccetto. Ecco fatto. Vai, Fatina. Vediamo, anzi, vai, biscottino. Vai tu che metti caso che c'è un bottone da schiacciare, perlomeno. Sono schiacci innocente! Tu. Fatemi uscire! E un altro fagiolo, ok. Siamo a 6 prigionieri e 10 fagioli. Secondo me ce la facciamo. Vediamo qua sopra se c'è qualcosa. Assolutamente c'è qualcosa. Che cosa però? Non si sa. Dai, porca puttana, l'intelligenza artificiale di sto gioco però. Va bene che era inizio PS2 e ci sto, però dai. Povero me, nessuno. L'intelligenza artificiale. Allora, qua non c'è nulla. Ci avrei messo volentieri io un altro fagiolo. Ci manca solo un altro prigioniero, un altro topino e, in teoria, visto che uno è scomparso, un altro maialino. Eccolo qua, il topino. Nessuno può aiutarmi, ho fame di formaggio. E il topino, almeno l'abbiamo salvato. Maialino, boh, cioè quello là che non vedo più. Non so che fine abbia fatto, in realtà, sincero. Ecco fatto. Lì c'è però... Aspetta, facciamo... Facciamo un po' di pulizia ragnotica. A gridare al lupo adesso. Ecco fatto. Io spero di raggiungere le 200 monete adesso in questo livello. Dai, però non vi bloccate al bel mezzo del nulla, regà. Dai, con sta telecamera de merda. Non vedo, dove sei? Biscotto, dai, almeno tu. Nessuno che mi aiuti. Stai zitto. Oh, e finalmente. Io vi odio a tutti. Proviamo a schiacciare questo. Ci deve rimanere qualcuno sopra, ma qualcuno deve andare a schiacciare sto bottone, no? Ok, questo vuol dire che almeno uno ci deve salire, però. Ok? Ok. Quindi, ecco qua. Sono innocente! Cappuccetto, vai tu, per favore. E... La telecamera. Non c'è abbastanza spazio per cui io riesca a far stare qualcuno lì e farlo andare acqua, di qui qualcun altro. Questo acqua, vuol dire... Qualcuno mi dia dell'acqua! Ecco qua che la soluzione era tutt'altra. Quindi spostiamo il lupo. Vai! Qualcuno vada a schiacciare il bottone. 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Vai ancora anche tu. Lupo, mettiti qua. Cappuccetto, vieni con me. Quindi 1, 2, 3, 4. Perfetto. Giusto per sicurezza. Lupo, vieni ancora. Ti mettiamo anche qui. Alziamolo di 1. 1 e basta. Vieni, biccotto.
Quindi, uno, due. Ehi, ci siamo arrivati giusti. Anche il fagiolo l'abbiamo preso. Abbiamo liberato tutti i prigionieri. E infine, ti prego, Iddio, fammi passare. Oh. Porca miseria, si sta durando un sacco. È di nuovo una regina arachnide. Ma pensa un po'. Vieni a me, Fatina. Non sono il tuo sacco da box. È stato facilissimo. Cioè, è sincero, Oh, eccoli qui, sempre a far niente. Dai, lupo, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo tornare a lontano, lontano, prima che la cicciona canti. Ma come? Come facciamo a tirarli fuori di lì? Vestito da notte, ma pronto all'azione. Il lupo cattivo. E lasciami in pace. No, lo so, lo so. È il momento eroico. Sì, bene, lupo. Il tuo momento eroico trabocca di premi ed è la chiave per liberare i tuoi amici. Ma se vuoi farli uscire, devi sopravvivere alla scalinata del fato. Eccola qui, la scalinata del fato. Il momento eroico. Io spero che l'ultimo fagiolo momento sia qui. Eroico. Calmi tutti, quanti siamo? 11, 8, 3 topini. Ma abbiamo saltato i maialini. No, eh no, i fratelli Porchetta l'abbiamo fatti. Non so in che modo, ma l'abbiamo fatti. Però secondo me la butto lì, l'ultimo fagiolo non è qua. E io posso allontanare le bombe con il soffio. Va bene, buono da sapere, però devi saltare, Buono da sapere che anche le celle volano giù. Mi chiedo se però posso anche farle sbalzare via col pendole, no? Ok. Non vorrei. Scalinata del fato sia. Ok, però devi saltare, va bene tutto. Colpire un lupo travestito. Che dai! Oh. Mi ha intrappolato quella pallina. Aspetta, però, mi sembra di aver capito che molte. Niente, in realtà forse non è così. Ma molte delle sfere si lanciano tutte sulla destra e sul centro. Quindi se io sto qui sulla sinistra, dovrei riuscire in teoria a evitare un sacco di bei colpi. Dovrei evitare di farmi colpire. Eccoci qua, perfetto. Pedana. Ah, sì. Aspettiamo. Aspettiamo che quella si muova. Ecco fatto. Perfetto, aspetta. Ecco qua. Questa volta ero sulla destra però. Aspettiamo. Tac, aspettiamo di nuovo. Ecco fatto, mamma mia. Allora, aspetta. Ok. No, 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 dai. Due palle, il coso che cade e il coso che va a tempo. Ok, aspettiamo l'altro. Con calma, aspetta. Ecco fatto. Eccoci qua, perfetto. Questa volta siamo riusciti ad avanzare perlomeno. Aspetta. Ecco fatto. Perfetto. No, non cadere, non t'azzardare. Hai vinto! Ce l'abbiamo fatta. Però abbiamo mancato un fagiolo. Abbiamo mancato un fagiolo, mi chiedo dove però. Vabbè, tanto sto livello ci dovrò tornare perché devo comprare ancora la roba dal mercante. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!